Il ricordo della Lazio di Sergio Cragnotti è un ricordo vivo, pieno di grandi emozioni e pieno d'amore. Sì, questo veramente devo ringraziare tutti i laziali che ogni volta che incontro esprimono tutto il loro affetto e la loro voglia di stare sempre al mio fianco. Questo mi riempie di emozione, di gioia. Però io credo che la lazialità sia anche qualcosa che va riversata verso la Lazio, cioè la Lazio squadra di calcio, non verso gli uomini che sono vicini. E quindi io credo che il tifoso debba seguire con massimo affetto, la massima attenzione quello che la nostra squadra sta facendo oggi, perché credo stia disputando, perlomeno per quello che vedo, un grande campionato. Tempo fa lei era un po' balenata nella mente l'idea di basta, adesso me la riprendo io la Lazio. No, sarebbe stato bellissimo, soltanto che i miei fatti personali mi impediscono di fare qualcosa di diverso. Pertanto mi auguro che chi mi ha succeduto possa praticamente emularci per quello che erano le ambizioni della vecchia dirigenza, e spero che il presidente Lotito stia facendo qualcosa di importante. Speriamo che manca quel piccolo passo per far volare quest'aquila definitivamente. Un capitano, c'è solo un capitano, Pino Wilson. Questa è una bella cosa per me, mi con pizzico di presunzione mi rende orgoglioso per tutti gli anni che ho passato qui a Roma, prima come giocatore, poi come capitano, ora come tifoso, e questo mi riempie di gioia e mi gratifica abbastanza. Il primo scudetto con 81.000 persone, uno stadio sempre pieno durante l'anno, ci siamo ripetuti a livello di gioco per un triennio e soltanto la vicenda di Maestrelli ci ha un po' stoppati, questo te la dice lunga per quello che abbiamo fatto. E come dicevi te, a distanza di 43 anni la gente ancora ci adora, e senti parlare che hanno un solo poster, quello ufficiale nostro della squadra, c'è solo una Lazio che è quella nostra, quindi tutto questo ci fa capire, anche se l'abbiamo fatto con un po' di ritardo, che importanza abbiamo avuto in quel periodo e che cosa siamo ancora per quello che abbiamo fatto. C'è ancora tantissima gente laziale che adora ed è innamorata di Giorgio Chinaglia, e io direi di tutto quel gruppo fantastico. Ma io penso che la Lazio più bella è stata la Lazio di Cragnotti, la Lazio che ci ha fatto sognare tutti, più di tutti è stata quella di Cragnotti. Diciamo che la Lazio di Babbo e di Giorgio è stata la Lazio più romantica, che nessuno si aspettava niente, che ha tirato anche fuori, perché era un calcio più romantico rispetto era a... un calcio più romantico, c'erano 11 magliette, 14 magliette, chi c'aveva la maglietta di un calciatore all'epoca c'aveva la maglietta del calciatore, oggi le magliette calciatori ce l'hanno tutti perché ci sono 100 di magliette. Era un calcio più romantico, però ha lasciato un segno, e rimango stupito che a distanza di 40 anni ci sia ancora tanto, tanto amore, perché soprattutto nel calcio, il calcio cancella tutto a distanza di poco tempo. Questa è una grandissima testimonianza di affetto di tutti. Stasera essere qui è veramente un piacere. Nella serata dedicata al grande Giorgio Chinaglia, un ospite d'eccezione, una grande sorpresa, graditissima a tutti i tifosi della Lazio, Giorgio Chinaglia Junior. Grazie. Una grande emozione. Grazie. Sì, è un onore di essere qui con tutti voi. Mi piace molto. Ecco, che effetto ti fa sapere che ancora a Roma c'è tantissima gente laziale che adora, ama e ricorda con grande affetto Long John Giorgio Chinaglia? Ma mio padre era grandissimo, era un grande uomo, grande calciatore. Grazie, in bocca al lupo. grazie che ci hai degnato di questa graditissima presenza. Grazie Giorgio. Grazie, ciao. Giancarlo Oddi, allora ci ritroviamo a distanza di qualche anno per ricordare un grande personaggio, un grande amico, un grande trascinatore e condottiero, Giorgio Chinaglia. Tra l'altro stasera è arrivato direttamente dall'America Giorgio Junior. No, amico fraterno, non è grande giocatore, grande amico, tutto. E purtroppo è venuto a mancare troppo presto. Siamo stati, ecco, l'unica soddisfazione di questa morte è stata che siamo riusciti a portarlo
a portarlo a Roma, perché altrimenti veramente sarebbe stato brutto per noi tenerlo così lontano. Giorgio è stato tutto per me e per quasi tutti gli altri. Ecco, a distanza di oltre 40 anni, non mi ricordo, dal 74 ad oggi, non sono bravo in matematica, il calore, la passione e l'entusiasmo della gente laziale per quello che siete riusciti a fare voi, io credo che avete lasciato veramente una traccia storica, importante, fondamentale, perché è stata un'impresa che a distanza di tanti, tanti, tantissimi anni ancora la gente ricorda con grande entusiasmo e con grande amore. Ma certamente, anche perché quella squadra è stata formata da tutti i giocatori italiani prima di tutto, e poi perché è costata nulla a confronto delle cifre che volavano già al momento, all'epoca, e perché è stata una squadra che non ci voleva mai stare a perdere, e il tifoso se n'è accorto. I tifosi venivano dentro il campo, litigavamo con i tifosi, però poi finiva tutto là. È stata un'avventura talmente bella che penso che, ecco, dovrebbero fare un film per rifarla, un'avventura del genere, perché sennò è impossibile. Uno tra i numeri uno, Felice Pulici, portiere di quella Lazio meravigliosa, indimenticabile. Oggi ci ritroviamo tutti insieme a ricordare, insieme a Giorgio Chinaglia Junior, una grande emozione. Grande personaggio che purtroppo ci ha lasciato anche prematuramente, ha subito qualche vicissitudine un po' pesante negli ultimi periodi, però siamo tutti molto attaccati a lui, e così ogni qualvolta c'è una manifestazione che lo ricordi siamo sempre presenti, perché credo che sia questo il modo migliore per far comprendere e capire che cosa significava giocare in quella squadra. Tra l'altro stasera è venuto, c'è stata anche una presenza illustre e importante, molto gradita, quella del presidente Sergio Cragnotti. Per farti capire come il discorso di appartenenza non si limita a un certo periodo di tempo, ma è continuo. Peccato che si è fermato forse a Sergio Cragnotti. Per me non si è fermato, ma si è bloccato, che è un'altra cosa. Infatti. Senti Felice, dicevamo anche con Giancarlo, tuo compagno di quella meravigliosa squadra, quanto voi veramente siete riusciti. Ha trasformato il gioco del calcio, perché non era più il portiere quando giocava con me quello che dominava l'area di rigore, ma era lui che chiamava il portiere e diceva tua. Dicevamo quanto voi siete stati, avete segnato veramente una traccia importante e fondamentale nella storia della Lazio, perché a distanza di 43 anni ancora la gente ricorda con grande affetto e grande amore quell'impresa. Guarda, questa è una città unica che è capace, proprio come cittadini, di dare riconoscimenti speciali, no, senza così creare una manifestazione, qualcosa. È una partecipazione istintiva che arriva e che nel tempo non può essere cancellata, quando è questo tipo di atteggiamento che pone, no, la città nella condizione, ecco, di celebrare delle persone che cosa hanno fatto? Hanno fatto qualcosa di straordinario, vero? Però erano persone normalissime, capaci di dialogare anche fuori dal campo con le stesse persone e con i tifosi, cosa che oggi manca. Una domanda, Felice, che può essere un po' un giochino: se tu avessi la possibilità di ricominciare, preferiresti ricominciare in quel calcio del 74 o nel calcio di oggi? No, il calcio di oggi non piace molto, non piace molto perché non ti dà l'opportunità di esprimerti personalmente sotto certi profili, anche e soprattutto morali. Oggi il calcio è una questione prettamente economica e quindi credo di non riuscire a trovare spazio in questo calcio. Partirei da quello del 74. Giorgio Venturin, un grande calciatore, un grande amico, abbiamo lavorato insieme ai tempi della Cisco, oggi invece sei all'Under 21 insieme a Gigi Di Biagio, una nuova avventura per la tua grande professionalità, te lo meriti davvero. Sì, è un ruolo che mi sta gratificando, anche se magari è un pochino secondario, però sto dando secondo me un giusto contributo alla causa dell'Under 21. Tra l'altro quest'anno ci saranno anche gli europei a giugno, quindi dobbiamo fare un buon lavoro, e secondo me mister Di Biagio sta anche facendo secondo me le cose giuste per trovarci a posto per l'appuntamento di giugno.
Giorgio, tu hai vissuto il calcio a 360 gradi, perché da calciatore sei stato un grande campione, poi hai fatto il dirigente e poi hai fatto anche l'allenatore. Ti manca un po' il campo? Bah, diciamo sì, però credo che in sincerità, quando poi uno smette di giocare, non è assolutamente facile, e non è neanche facile poi trovare appunto il proprio ruolo. In questo momento devo dire che sono, diciamo, nella posizione che mi piace. Ecco, tra l'altro stasera è una serata particolare, nel ricordo di Giorgio Chinaglia è arrivato anche Giorgio Chinaglia Junior, ma tu tra l'altro hai incontrato un tuo grande vecchio presidente, Sergio Gragnotti, al quale sei molto legato. Beh, devo dire che quando ci sono questi eventi fa sempre piacere esserci e rivedere tante persone che per, diciamo, poi i colori bianco-celesti hanno dato molto. È chiaro che Gragnotti rappresenta, credo, il top, il massimo per qualsiasi tifoso, soprattutto per quelli che hanno vissuto poi quel momento. E su queste splendide immagini e su queste parole meravigliose, abbandonati, la più bella di tutte quante. Forza Lazio, sosteniamola, incoraggiamola sempre, questa grande Lazio, perché fa parte di noi. Noi apparteniamo alla Lazio e la Lazio fa parte del nostro essere orgogliosamente laziali. Nonostante tutto e nonostante tutto quello che possiamo passare, ma è bello sentirsi ed essere orgogliosi di essere fedelmente laziali. Forza Lazio!